Ragazze, buongiorno, buongiorno, come state? Allora, vi avevo promesso ieri pomeriggio, sabato, che il dopo il vlog, facendo il colore, ragazze, si vede? Guardate, ho fatto il colore. Vi avrei registrato un Get Ready With Me, perché quando io appunto faccio il colore, ve l'ho detto tante volte, mi sento più giovane di 10 anni e mi va appunto di truccarmi, insomma, di farmi più bella. Però ragazze, davvero, ieri pomeriggio non ce l'ho fatta. Difatti lo sto girando ora che è domenica mattina. Tra l'altro devo uscire per una passeggiata e quindi ho detto mi trucco in compagnia delle ragazze. Allora, ragazze, come vedete, ho fatto il colore. Voi sapete che lo faccio io in casa. Questo colore si chiama Vital Care. Prima facevo quello della Dixon, poi quello della Dixon, appunto spostandomi da Palermo a Capaci, non l'ho più trovato e utilizzo questo che compro da acqua e sapone. Il prezzo siamo intorno ai 3 euro a tubo. Considerate che io con un tubo lo faccio due volte il colore, quindi la parrucchiera per il colore non mi vede. Poi che cosa dirvi? Oggi ho utilizzato questo bellissimo fondotinta, a me è piaciuto molto, che ho comprato venerdì da Wycon. È un fondo che era in promozione, è costato 5,90 euro. Io ho preso questa colorazione e vi consiglio, quando voi appunto dovete scegliere il fondotinta, allora durante il trucco vi sembrerà un po' troppo chiaro. In realtà un po' il telefonino sfalza. Poi ho applicato la cipria, il blush, e diciamo che va bene. A primo acchito sembra chiaro, non è così. E quando appunto voi lo dovete comprare, dovete provare il fondo all'interno del vostro polso, lo passate. Appunto io ho fatto così. E dovete vedere che si deve fondere con il vostro incarnato, cioè praticamente non deve sembrare la vostra pelle né più chiara né più scura, ma si deve fondere con il vostro incarnato. Vedete? Non vedete strisce bianche o strisce più scure? Si è fuso con il colore della mia pelle e quindi questo dovete fare. Ok, ragazze, poi che cosa dirvi? Niente, andiamo sempre avanti. Vi ho detto mentre mi trucco, se vi interessa un make-up collection aggiornata, appunto perché è parecchio che non la faccio. Sapete, io compro sempre dei prodotti nuovi, quindi ve la posso fare. E niente, ragazze, che dirvi? Vi lascio alla realizzazione di questo trucco. Noi ci vediamo come sempre domani mattina. E per chi sta passando solo ora per la prima volta sul mio canale, ringrazio il motociclista che è passato. Io sono Marianna Leto, il mio canale si chiama Marianna Lady Pink e sul mio canale troverete make-up tutorial come quello che vedrete ora, ricette, giardinaggio, composizione di fiori, home decor, mise en place perché sono anche un'appassionata delle belle apparecchiature, quindi troverete molte cose, varie cose. Quindi se non vi siete ancora iscritte, iscrivetevi e lasciate un like sempre se i miei video vi piacciono e io ogni mattina registro un. Allora, ragazze, cominciamo questo Get Ready With Me. Era parecchio che non ne facevo, ragazze. L'ultimo l'ho fatto forse una ventina di giorni fa. Parecchio, parecchio che non ne facevo. Allora, mettiamo un altro pochino di correttore. Questo è il cancella età di Maybelline, lo aggiungiamo nei punti, lo sapete ormai, quelli più scuri, quindi ai lati della bocca, ai lati del naso e specialmente nelle occhiaie cerchiamo di tirare su verso le tempie e facciamo pure, schiariamo pure qua il punto della fronte. Allora, raga, oggi proviamo questo nuovo fondo che ho comprato un paio di giorni fa da Wycon. Vi faccio vedere. Vedete, è a stick. E quello che mi è piaciuto di questo fondo è la morbidezza, vi devo dire. Ecco,
lo mettiamo così. E ora vediamo che cosa succede. Se sentite tutti questi motori, è perché da casa mia, passano sempre, i raduni, sia di moto che di ciclisti. Allora, devo dire che mi piace. Allora, forse voi nel telefonino lo vedete troppo chiaro, ragazzi. In realtà vi devo dire che non è così. Tra l'altro, sono stata aiutata proprio dalla ragazza, dalla commessa del negozio, perché mi ha aiutato meglio a scegliere, perché addirittura io ne avevo scelto uno che alla fine si sarebbe rivelato troppo chiaro. Ok, allora andiamo, vediamo. Ho preso la mia palette di Makeup Revolution, vediamo quale ombretto posso andare ad applicare. Allora applico questo che è una specie di prugna. L'anno scorso, oltre ad avere comprato tutti questi prodotti di Makeup Revolution, ho preso tante palette, illuminanti, ho preso il rimpolpante per le labbra. Poi, in questo periodo, cominciavano a presentare tutti i calendari dell'avvento. E io ho preso il calendario dell'avvento di Makeup Revolution. Ma vi devo dire che poi, diciamo, appunto, prendendo i prodotti ogni giorno, vedevo che in realtà non è valsa molto la pena. Quindi quest'anno penso che non lo rifarò. Nel frattempo, a proposito di calendari dell'avvento, è uscito il calendario dell'avvento di Sephora e ieri l'ho visto. Allora, il calendario di Sephora, calendario dell'avvento, costa 150 euro. Ve lo dico per a chi può interessare. E dunque, costa 150 euro. Contiene sia mini size che full size. Quindi sia campioni che invece confezioni normali. Vi ripeto, costa 150 euro e all'interno trovate un po' tutti i brand, perché sapete che andando da Sephora trovate tutti i brand, quelli più belli, più cari. Allora, io ho visto che c'era qualcosa di Charlotte Tilbury come marchio appunto importante. Poi ho visto che c'erano dei prodotti come bagnoschiuma, shampoo. Non l'ho vista tutta tutta, perché appunto l'ho visto, l'ha presentato una youtuber molto importante, non so se conoscete, si chiama Nicole Usel, e appunto ha presentato questo calendario dell'avvento. Io vi devo dire che ho visto forse i primi 10-12 pacchetti, lei appunto li andava prendo ad uno.
E mi ricordo appunto che come marchio importante ho visto Charlotte Tilbury, però vi devo dire che poi lei continuava a prendere un bagnoschiuma. Ah, ecco, poi ha trovato anche un bagnoschiuma di quelli solidi, che invece io non ho mai provato. Insomma, vi devo dire che io non ero molto molto entusiasta di questo calendario dell'avvento. Poi ragazze, 150 euro io proprio non sono disposta proprio a spenderli. Allora, metto un po' di cipria, la metto direttamente con questo specchietto. Devo dire che questo fondo è molto molto coprente. Ve l'ho detto, è costato 5,90 euro. Io vi devo dire che io sono una patita, io non resisto, per lo più non resisto ai no, che ci posso fare? Ognuno ha il suo debole. Allora, io non resisto quando vedo dei buoni correttori, non resisto quando vedo dei bei rossetti, anche i fondotinta mi affascinano molto. Quindi ho tanti fondotinta, come d'altronde ho anche tanti rossetti, lo sapete. Anzi, quasi quasi. Quasi quasi vi devo fare, perché è parecchio che non lo faccio, un aggiornamento della mia collezione make up. Fatemi sapere se siete interessate, se la volete vedere. Ok, ora andiamo a mettere, se la trovo, ma io giuro che l'ho preparata. Vabbè, io intanto non la trovo. Eccola. Eccola, allora mettiamo la matita visto che si è asciugato l'eyeliner, altrimenti avrei combinato un macello. Ragazze, ma avete visto che sono fatta brava, che mi metto l'eyeliner senza tirare l'occhio? Assolutamente bocca aperta quando si mette la matita. Oggi metto il mio bellissimo Christian Dior come rossetto, sapete, quello bello. Quello bello, vi dico sempre che è una coccola sulle labbra. Lui. E poi che cosa aggiungere? Aggiungiamo. Allora, siccome io ho preso quest'altra palette, me la sono preparata, dove ci sono dei bellissimi rosa, rosa, oro, me ne voglio mettere un poco all'interno dell'occhio. Vediamo, utilizziamo questo. Guardate che bello, non so se riuscite a vederlo. Bello, anche perché avevo applicato il prugna, quindi ecco, proprio così, proprio solo all'angolo dell'occhio. Ragazze, stacco un attimo perché mi squilla il telefono. Bimbe, era mia figlia, dovevo risponderle. Allora, nel frattempo io prendo la mia bella palettina e metto un po' di illuminante. Questa è la palette di Too Faced.
Ok, ragazzi, allora io ho finito, vado come al solito a sciogliere le trecce ai cavalli, metto gli orecchini, mi pettino, metto la lacca e ci vediamo. Ragazze, ecco qua il make-up finito. Ho sciolto i capelli, li ho pettinati, ho messo questi orecchinetti e diciamo che il look è terminato. Noi ci vediamo come sempre domani mattina. Muah.